Ciao, Filippo Urioso, da Verona. Sono architetto, ho politecnico da qualche anno e ho deciso di non fare l'architetto, quindi di non lavorare negli studi, ma di portare avanti delle passioni che avevo, quindi legate al metallo e al legno. Interessante questa prima esperienza con l'ago e soprattutto con i due Giovanni. Ciao, Giovanni Casellato, sono di Maser, Treviso. Sono un architetto che da anni ormai lavora con quel ferro, ho scelto questo metallo e ho aderito a questo progetto Lago nel cercare di fare dei complementi d'arredo degli oggetti che sono stati usati sia per il salone sia per i negozi viaturati, oggetti divertenti usando il filo di ferro, che non è venuta fuori una linea che si chiama filo dolce. Niente, sono degli oggetti simpatici che possono anche avere delle destinazioni d'uso usando dei vetri, usandoli come piatti da portata o sottopiatti. Mi chiamo Giovanni Scafuro e realizzo dai gioielli a oggetti d'arredo. Qua ho realizzato un vaso da un bicchiere rotto. L'idea era quella di trasformare un oggetto in un oggetto che avesse finito la sua vita, diciamo, e ridargliene una nuova. E quindi anche un oggetto così banale come un bicchiere rotto può diventare un vaso con un po' di lavoro, insomma. Siamo Daniele e Nicola, di mio cugino. Siamo praticamente un'officina di prototipazione e anche uno spazio di collaborazione con varie attrezzature da officina, appunto. Ci ho chiamato la Lago per portare un po' di elettronica e creare degli oggetti interattivi nei loro prodotti con Arduino e vari sensori LED. Quindi per me è un po' una giornata di sperimentazione su come unire queste due cose. Siamo all'interno dello spazio dell'appartamento Lago dedicato al workshop e oggi stiamo lavorando su un progetto dedicato allo studio di un hotel di Bardolino. Siamo qui con il signor Gianpaolo Bosi e ci farebbe piacere capire come mai ha deciso di chiedere alla Lago di partecipare con una collaborazione su questo progetto. Cerchiamo di immaginare un tipo diverso di accoglienza alberghiera, un concetto di novità, di mobili nuovi, di freschezza, uno spazio abitativo dove passare 3 giornate, 4 giornate al massimo, perché questa è la durata delle vacanze purtroppo, in maniera rilassante, piacevole. Oggi abbiamo con noi anche l'architetto Giunta che seguirà proprio tutta la parte di progettazione dell'immobile, dell'hotel, e appunto volevamo capire anche qual era la ragione perché proprio Lago è stato scelto come prodotto e come filosofia. Sì. È un prodotto innovativo, nuovo, che giovane, e quindi in un'architettura, diciamo, anche moderna e minimalista si sposa bene.